Bella a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con la Roma. Vi lancio la solita sfida che ho lanciato anche nei primi due episodi. Se arriviamo a 10.000 like entro stasera, io domani vi butto fuori subito il prossimo episodio. Dipende tutto da voi, scendete giù e lasciate un bel mi piace. Se a mezzanotte siamo a 10.000, io il giorno successivo vi carico il video. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito, perché oggi è un video veramente molto molto interessante. Ci sono tante partite, quella con il Cagliari, quella con la Samp, quella con il Milan, pieno di icon ragazzi, quella con l'Udinese signori, e qui gioca uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, che dopo andiamo a sfidare. E poi ci sarà la sfida al San Paolo signori, in casa nostra, ma comunque affronteremo il Napoli di un certo Diego Armando Maradona. Nel mezzo ovviamente avremo anche l'Europa League, le due partite con il Borussia che non andremo a giocare, le andremo a simulare. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito dal Cagliari. Prima di iniziare vi faccio vedere la classifica. Noi siamo lì, siamo al nono posto con 9 punti dopo 6 giornate. Possiamo fare meglio, ma siamo in ripresa rispetto all'inizio di stagione. Ma cosa molto molto importante signori, voglio far vedere la formazione del Cagliari, perché questa squadra ha una sola icon, ma è Gigi Riva, 99 di overall messo lì davanti. Attenzione signori, attenzione, perché secondo me noi inserendo queste icon abbiamo praticamente fatto sballare tutto il gioco. Non so per quale motivo, ma ogni volta che affronto una formazione che ha un giocatore 99 sembrano tutti quanti 99, come se gli altri giocatori si dovessero adeguare alla potenza di quel 99. Veramente qualcosa di assurdo. Forse con i tagli non si è visto bene, ma vi assicuro che io ho sfidato il Bologna e il Lecce e mi sembravano veramente giocatori straordinari. Fatto sta che possiamo subito iniziare. 6 ottobre 2019. Ho messo l'esultanza di Totti anche nel gioco, quella con il pollice in bocca. Speriamo che riesca a segnare subito, così vediamo se effettivamente si è modificata in carriera oppure no. Detto questo, andiamo a giocare. Prima partita, questa è la squadra, tutti quanti confermati, anche se c'è qualcuno stanco, e noi ci vediamo in campo. Tutto pronto signori, ci siamo. Riepilogo delle formazioni. Inizia adesso Roma-Cagliari. Si parte. Lorenzino diventa buona per Rashica, che in mezzo a 4 si sposta, poi allarga dall'altro lato, 1-2 con Francisco Totti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Finta, guardalo. Ok, Totti, Totti, destro. Pallone dentro signori. La fa l'esultanza, la fa l'esultanza, la fa l'esultanza, la fa l'esultanza. Non l'ha fatto. Non so per quale motivo Francesco Totti non ha fatto l'esultanza, eppure io l'ho messo. Ho premuto anche A, perché in teoria bisogna premere A, no, per fare l'esultanza, quella predefinita che tu imposti, eppure non me l'ha fatta. Siamo ancora noi. Rashica di prima per Totti, 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 Totti. Finta, Totti, bisogna essere anche altruisti. Destro, pallone dentro signori, pallone dentro. Ndidi, 2-0 dopo 30 minuti. La Roma mette un piede e mezzo sulla vittoria. Pellegrini allaga dall'altro lato, mettila di prima dentro, bellissima per Pavon. Pavon, 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 destro a giro Pavon. Mamma mia che Roma ragazzi, che Roma di Zenek Zeman. Assegno anche Pavon. Alexandro, ancora noi, Alexandro, cross per il... non male. Pellegrini appoggia. Totti rovesciata, madonna, viene giù tutto. Non ci credo, non ci credo, non mi interessa niente che ha segnato Pavon. Che stavo facendo con Francesco Totti? Veniva giù tutto l'Olimpico, raga. Raga, veniva giù tutto l'Olimpico, veniva giù, non ci credo. Madò, che stavo facendo, raga, col pupone. Guardate lì che rovesciata che ha tirato pure il pupone, mamma mia. Porca miseria, neanche surto per il gol di Pavon. Totti, diventa buona per Zaniolo, che appoggia dietro per Pavon. Cala Pavon, si gira Pavon, ok, finta Pavon. Mettila dentro, poi... il destro! Lo magna. Era tutto regolare, se lo magna. Sbaglia i gol facili, segna quelli impossibili. Rashica! Buona per Totti, è regolare. Totti, 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 Totti. Sinistro di Francesco Totti. Questa volta corro e basta, senza premere niente. Vediamo cosa fa. Niente, raga, non lo fa. Pavon, accelerata. Pavon, 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 velocissimo. Pavon, non si fa vedere Totti, quindi la chiamo dall'altro lato. Rimpallo, Totti, 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 velocissimo. Guarda il filtrante, bello per Pavon, 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 Pavon. Finta, guarda per Totti, Totti, sinistro, rete. Tripletta, ragazzi, tripletta di Totti. Vediamo se la fa, vediamo se la fa.
non la fa. Questa cosa cos'è? Non lo so. Due di recupero, Francesco Totti, mezza due, mezza tre, Totti, 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 non va, non va, non va. Forse ho capito, ragazzi, come si fa l'esultanza, però non sono bastati tre gol per esultare alla Francesco Totti. Comunque, prima tripletta, sei tiri, tre gol, tripletta di Totti. Adesso sì che iniziamo a capire come utilizzare questo giocatore. Prossima partita, signori, contro la Sampdoria. Guardiamo la forma fisica dei giocatori, fortunatamente hanno tutti quanti recuperato, però voglio fare un cambio, ragazzi. Zaniolo non mi è piaciuto, poco da fare, non mi è piaciuto. E c'è Mkhitaryan, non è vero, c'è Kluivert che ha 75 di overall, però in tanti hanno detto Giuse prova Kluivert perché è veramente veramente forte, quindi molto molto buggato, me l'ha detto. Quindi proviamo a metterlo in gamba, perché tanto peggio di Zaniolo non può fare, no? Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non perdiamo altro tempo comunque e andiamo subito a giocare la seconda partita contro la Sampdoria. Questa è la squadra, vediamo come se la cava Kluivert e noi ci vediamo in campo. Giocatore da seguire, signori, Antonio Cassano, 3 gol nelle ultime 3 giornate. Non vi ho fatto vedere la formazione della Sampdoria, mi sono dimenticato, perdonatemi, perdonatemi qui sotto nei commenti. Ma vi posso svelare le icon, una l'avete vista, è Antonio Cassano. Poi abbiamo il grandissimo Roberto Mancini e infine Vialli, un attacco straordinario. È una Sampdoria veramente, veramente, veramente forte. Grazie alla regia possiamo addirittura vedere con i nostri occhi il tridente Cassano, Mancini e Vialli. Raga, occhio a quei tre lì davanti. Tutto pronto, inizia adesso Sampdoria Roma. Attacca la Samp, Vialli, Mancini, attenzione qua, sinistro di Ekdal, pallone fuori di poco. Bisogna stare concentrati, ragazzi, non riusciamo a bucare questa Sampdoria. Stiamo facendo fatica a 27 minuti di nulla, cioè questa difficoltà dinamica è incredibile. 6-0 al Cagliari, non riusciamo a fare un tiro in porta alla Samp. Totti, vediamo se riusciamo a reagire. Rascica, alta per Totti. Che calcio al volo! Madonna, se lo faceva! Se lo faceva così proprio contro la Samp! Porca miseria! Mancini attacca la Samp, indietro per Ekdal, destro di Ekdal, rete. 1-0 Samp, assegnato Ekdal, Ekdal 99, non lo sapevo. 1-0, al 53esimo. Didi, vediamo se riusciamo a reagire. Rascizza, finta, mettila dentro. Ok, Totti, Totti, finta, Totti, Totti, destro, Francesco Totti, Francesco Totti. Lo fa, lo fa, lo fa, è certo che lo fa, è certo che lo fa. Lo voglio zoomato però, non me l'ha fatto vedere zoomato. Cavolo, avete visto però che l'ha fatto il pollicione? Non me lo fa vedere zoomato, però l'importante è che lo fa. 1-1 ancora, ragazzi, a segno il pupone Francisco Totti. Che è successo? Perché non c'è nessuno? Ah, perché sono tutto sbilanciato. Tocco sotto di Gaston Ramirez 99. Vado, raga, non c'era nessuno dietro. L'1-0 per loro, mi sono sbilanciato, poi non mi sono più rimesso a posto. Ma porca di quella vacca. Vabbè, mo comunque bisogna restare sbilanciati perché stiamo perdendo di nuovo, quindi. Occhio, Ndidi, bravissimo Ndidi, che ce la fa, ragazzi, Ndidi. Ok, Francesco Totti, guarda Rashiza che se ne va velocissimo, 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 finta, sinistro e parata di Aldero, incredibile. 90esimo, 2 di recupero, Pavon accelera velocissimo, Pavon, 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 guarda il corridoio, bello per Rashiza, 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 cross basso per Totti, 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 doppietta ragazzi, doppietta, 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 doppietta per Totti. Non c'è più tempo, finisce qui, doppietta di Totti, mamma mia ragazzi, tripletta e poi doppietta di un giocatore straordinario. Peccato per il gol subito quando eravamo sbilanciati, però complimenti anche alla Sampdoria, devo dire ragazzi che il pareggio è giusto, perché la Sampdoria ha fatto una grandissima partita. Avanziamo. Siamo arrivati alla partita con il Borussia intanto, signori, che voglio andare a giocare con la stessa identica formazione. Grazie a Dio tutti quanti riescono a recuperare al 100%, quindi possiamo tranquillamente simulare 24 ottobre 2019. Vediamo cosa riusciamo a fare in trasferta su un campo abbastanza difficile. Un bel 3-0 secco con gol di Pavon, gol di Pellegrini e gol di Rashica. Francesco Totti segna solo con noi, 5 gol nelle ultime due partite, ma adesso non ha segnato. Partita con il Milan adesso, questa volta non mi dimentico, signori, e vi faccio vedere subito la formazione del Milan. Zaniolo ha chiesto di giocare nel frattempo, aspettate un attimo, e mi sa che possiamo, ragazzi, rimettere Zaniolo di qua, dai. Alla fine Kluivert non mi è piaciuto, è anche leggermente stanco, volevo provarlo a sinistra, però mettiamo Zaniolo e poi vediamo come va. Andiamo però a vedere la partita che dobbiamo affrontare, ovvero la partita contro il Milan, che ha, signori, Shevchenko titolare, Gullit COC, Maldini difensore centrale, e poi mi sa che ne manca uno. Io ne ho messi 4 in campo. Manca Ronaldinho, che non c'è. Ronaldinho in panchina. Vabbè,
noi accettiamo le mosse del mister. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ovviamente è un vantaggio per noi, non affrontare Ronaldinho. Queste qui sono le divise. Questa è quella formazione, c'è Hulk intanto però. E noi ci vediamo in campo con questa squadra. Tutto pronto signori, lenzuolo appeso e ci siamo. Squadre in campo, inizia adesso Roma-Milan. Oh mio Dio ragazzi, Shevchenko è partito ragazzi, Shevchenko. Ma perché non mi chiama l'altro? Porca di quella vacca, chiamami l'altro, porca miseria. Gullit, Shevchenko, duettano i due. Shevchenko, finta Shevchenko, dentro per Paquetà, parata di Paolo Lopez. Meno male ragazzi che duettano Shevchenko e Gullit e poi mi deve tirare Paquetà, grazie a Dio. Didi, vediamo se riusciamo a rispondere. Totti se ne va in velocità, Totti, 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 Totti. 99 di velocità ragazzi, 99 di velocità, Totti, Totti, Totti. Cross dentro, bellissimo, per Rashica. Che a porta vuota la mette dentro, tutto regolare signori, 1-0, assist di Totti. Per non farmi recuperare dal difensore, non capisco perché stava recuperando Totti, visto che Totti ha 99 di velocità. Mi sono un po' allargato, non riuscivo più a tirare, ho visto il movimento di Rashica e l'ho messa dentro. Totti diventa buona per Rashica, che passa in mezzo a due, non è vero, ok, mettila dentro, perfetta Totti, ok, 1-2, tacco, bella, ok, Totti allarga dall'altro lato, bellissima, Pavon, 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 incrocia a sinistro, pallone fuori, non sbaglia Pavon, ma questa è una Roma straordinaria. Biglia, no, attenzione, fuori gioco. Shevchenko, Paolo Lopez. Ma no, ho sbagliato, Biglia, Paolo Lopez. Madonna mia ragazzi, Paolo Lopez su Shevchenko. Mamma mia, Paolo Lopez, incredibile. Cosa ha preso ragazzi? E poi sbaglio tutti i passaggi. Ma che tengo ragazzi nelle mani? Una malattia, e non è possibile. Lucas Biglia, occhio, però dentro Shevchenko, doppio miracolo di Paolo Lopez su Sheva. Mio Dio ragazzi, mio Dio, incredibile. Fuori Hulk, dentro Çalhanoğlu. Attenzione qua, di testa allontana via in qualche modo. Ragazzi, stiamo soffrendo contro questo Milan. Paquetà, 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 sinistro Paolo Lopez. Questi qui sono passaggi per lui. Teo Hernandez, ferma tutto Florenzi. Ragazzi, voglio un bel contropiede con Totti, che se ne va. Totti inseguito da Maldini. No, è quell'altro Maldini, si vede. Tocco sotto, ragazzi. Là, volevo la specialità della casa. Il cucchiaio, il tocco sotto. Sapete benissimo che io sono drogato di pallonetti. Poi, se ho Francesco Totti squadra, un gol di pallonetto io lo devo farmo poi, no? Due di recupero. Speriamo di non rimpiangere quell'occasione sbagliata. Smalling salva tutto. È stato da 8 metri. Raga! No, vabbè, Shevchenko, ferma tutto. Ma madonna, ragazzi, ma mi se la spendo già sti pure a me. Finisce qua. Se non rischiamo, non siamo contenti. 1-0, battiamo il Milan, una partita bellissima. A questo punto, signori, non ci resta che fare i nostri consueti allenamenti, anche se Zaniolo e Pellegrini comunque non mi stanno piacendo. Pellegrini leggermente meglio, Zaniolo così e così. Ma abbiamo altre cose a cui pensare, perché vi ricordo che l'anno prossimo perderemo sia Mancini sia Smalling, quindi prenderemo entrambi i nostri difensori titolari. Di conseguenza la nostra priorità l'anno prossimo sarà cambiare i due centrali. Poi penseremo a cambiare anche Zaniolo e Pellegrini, se comunque continuano a non piacerci. Per quanto riguarda la partita con l'Udinese, io direi di confermare la stessa squadra, però voglio fare un piccolo cambio, ovvero voglio mettere Pavon a destra e poi signori voglio provare a giocare con Kluivert a sinistra nella sua posizione naturale, tra virgolette. Pavon può giocare anche a destra grazie a Dio. E poi voglio ragazzi provare Veretout. Molti mi hanno detto, Giuse, prova a avere tu perché è molto molto forte in game. Quindi proviamolo, testiamolo e vediamo come va. E la penultima partita di questo video tocca all'Udinese, come avete visto prima. E io direi che possiamo tranquillamente andare a vedere la formazione dell'Udinese. Perché signori, lì davanti abbiamo due icon, ovvero Totò Di Natale, uno dei miei calciatori preferiti in assoluto, e Zico COC99. Occhio perché c'è anche Shaqiri a destra, che non è male ragazzi, colpo veramente molto molto importante. Una squadra molto 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 interessante che andremo ad affrontare adesso. Prima di andare a giocare però diamo una rapida occhiata anche alla classifica, perché siamo ottavi con 16 punti. Ma lì davanti ragazzi le altre vanno veramente 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 forte, perché la Lazio è a 9 vittorie su 9, 25 gol fatti, 3 gol subiti. La Juventus ha fatto un pareggio, 8 vittorie su 9 ed è seconda a quota 25. La Fiorentina è terza, il Sassuolo è sesto con Ciccio Caputo 99. Mamma mia ragazzi, cosa verrà fuori da questa carriera? Lo scopriremo solo alla fine, lo scopriremo solo vivendo. Andiamo a giocare con l'Udinese, penultima partita di oggi, poi c'è il Napoli di Maradona. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo
In campo. Tutto pronto, signori? Ci siamo. Squadre in campo. Inizia adesso Udinese-Roma. Che onore giocare con Totò Di Natale. Attaccano Udinese, Castillo, Di Natale, eccolo qua. Zico, Zico, destro di Zico. Pallone fuori di pochissimo. Oh mio Dio, cosa stava facendo Francesco Alberto Zico? Oh mio Dio. Didi, vediamo se riusciamo a reagire. Rascica, allaga dall'altro lato per Totti che la stoppa. Ok, Totti, Totti, Totti. Aspetta qualcuno che si fa vedere. Pavon, bella per Didi che protegge pallo. Ok, bella di prima. Rascica per Totti, Totti, Totti. Fina, Totti si gira, Totti, destro, Totti, ha segnato ragazzi, ancora Francesco Totti, il pupone, 1-0, Rascica, diventa buona per Veretù, la voglio chiudere, occhio Totti, appoggia molto bene, destro a giro, Murato, occhio rimane lì, Veretù, 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 protegge palla, Veretù, guarda il filtrante, bravissimo, per il destro e pallone dentro, ha segnato Rashica, ma ottimo lavoro signori ancora di Veretù, che mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Peccato che in prestito Veretù, perché è un ottimo centrocampista, poteva darci una grossa mano anche come panchinaro. Didi, ma ancora noi, Francesco Totti in mezzo a due, non è vero, era uno solo. Didi, mettila dentro molto molto bene per Pavon, 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 Didi, destro, che gol! Mamma mia ragazzi, come fraseggiano signori questi calciatori, Didi. Sono onesto ragazzi, non ho premuto il passaggio per fare, non lo so cosa è successo, non l'ho premuto io, sono onesto. Sono onesto raga, apprezzate l'onestà, non ho premuto io il passaggio. Boh, non lo so perché l'ha fatto da solo, 3-0. Didi, ancora noi, Totti se ne va, pallonetto raga, pallonetto, 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 Totti! Madonna mia, era bellissimo! Era bellissimo! Madonna, guarda lì come l'ho messa! Il portiere, ragazzi, immobile! Non c'è più tempo comunque, signori, l'arbitro fischia la fine. Ci rimane il pallonetto qui in gola, però va bene così. Va bene così, l'importante è aver vinto, bisogna pensare anche a questo, c'è una classifica da scalare. Bisogna assolutamente raggiungere la zona della Champions League e la Lazio, la Juventus continuano comunque a vincere e per lo scudetto almeno ci sono più possibilità. Ma bisogna arrivare in Champions, quindi bisogna fare punti, punti, punti su punti. Guardate un po' la classifica della Serie A. Napoli 19, Roma 19 e la prossima partita è Roma-Napoli. Bisogna fare veramente molto molto bene con una potenza mondiale. Infatti non capisco perché il Napoli sia settimo in classifica. La formazione è qua, non so come andarla a muovere perché Kluivert non mi è piaciuto neanche di qua. Io provo a mettere Mkhitaryan a sto punto, vediamo come regge a destra. Veretout ha fatto bene, però comunque Pellegrini non mi è dispiaciuto e quindi lo voglio ancora in campo. Per quanto riguarda invece la squadra che andiamo ad affrontare, eccola qui, 4-3-3 per il Napoli con Careca, Maradona e Cannavaro. Giocatori veramente molto 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 forti, giocatori molto 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 pericolosi che andremo ad affrontare. Non perdiamo altro tempo e andiamo a giocare l'ultima partita di questo video, è la quinta sul campo, 3 novembre 2019. Queste qui sono le divise, questa è quella formazione e noi ci vediamo in campo. Tutto pronto signori, Maradona, ecco io ragazzi, Maradona che si sta riscaldando, oh mio Dio. Togliamo queste immagini raccapriccianti e iniziamo subito la partita. Roma-Napoli. Terzo minuto, Pavon, accelerata straordinaria. Pavon, entra dentro, Pavon velocissimo. Ok, appoggia, bene, per Rashica, Rashica, Rashica. Destro, paratona di Meretta. Ragazzi, Meretta è molto forte, eh. Meretta non è un icon, non è 99, però è un portiere veramente, veramente forte. Rashica, ancora noi, Mkhitaryan, Mkhitaryan, Mkhitaryan. Sinistro a giro di Mkhitaryan. Cannavaro salva con il naso. Mio Dio, ragazzi. Ah, vi ricordo che Cannavaro è Paolo, non è Fabio. Fabio è un'altra squadra, ancora non ve l'ho fatto vedere. Lui è Paolo Cannavaro, ovviamente. Alexandro, Mkhitaryan, ancora noi. Pavon, 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 finta, Pavon, si gira, Pavon, destro a giro e pallone fuori di poco. 8 minuti, 4 tiri in porta, o 3, non mi ricordo, ma subito Roma pericolosissima. Rashica, occhio, palla alta per Pellegrini che la stoppa laga dalla trono, bellissima per Pavon. Non mi puoi calciare così, Pavon, non mi puoi calciare in codesto modo, ma stiamo scherzando? Ma siamo fuori di testa, Pavon. Incredibile, questa Roma sta distruggendo il Napoli. Careca un passo dalla storia, intanto non ce ne frega niente. Pavon, mettila dentro, 1-2, bellissimo. Pavon, 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 finta, Pavon, Pavon, Pavon. Appoggia per il destro e paratona di Meretta. Raga, volevo andare sul sicuro. Non si può segnare a questo Napoli. C'è un bug a Slobideco qui che gira nell'aria. Mancini, diventa buona per Pellegrini che appoggia molto bene per Totti. Totti, mettila dentro, ok, occhio, finta. Oh, Cannavaro, calcio di rigore. Francesco Totti, signori, mira a sinistra e cucchiaio! Così, così, Francesco Totti, così ragazzi, così, 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 il cucchiaio di Totti, signori,
Riguardiamolo, eccolo lì. Lo fa così, signori, lo fa così ed umilia Meretta. Guardate lì, da far vedere ai bambini piccoli. Cucchiaio di Totti, bruttissimo, però è bello dentro. 51esimo minuto, occhio testa Careca 1-1. Fuori gioco di Careca, signori. Fuori gioco di Careca, mio Dio, piccolo spavento, raga. Questo gol in fuori gioco ci fa ricordare che stiamo affrontando il Napoli di Careca e Maradona, quindi occhio, perché lì davanti può succedere di tutto, basta solo un tiro in porta. 60esimo, Careca, occhio, ok, molto molto bene. Florenzi recupera palla, poi Papon ce la fa su Walker, bravissimo però, Velo, Rashica, che movimento ragazzi, che contropiede disumano. E poi Pavon se ne va. Pavon velocissimo. Pavon lo salta Pavon. Che gol, signori. E che ripartenza. Mamma mia, da far vedere ai bambini piccoli appena nati. Mamma mia. Bellissimo, raga. Bellissimo. Finta di Pavon. Salta Meret e pallone dentro. Ma è da premiare anche l'azione bellissima che ha portato al gol di Pavon. Pellegrini, diventa buona per Ndidi. Ok, Totti si gira. Totti filtrante per Pellegrini che incrocia a rete. Sono tre, signori, sono tre i gol che la Roma rifila al Napoli. Pellegrini ancora a segno, Pellegrini ragazzi mi sta piacendo sempre di più. Zaniolo, mi puzza un po'. Forse in quella posizione, anche se l'abbiamo provato in tre posizioni diverse Zaniolo. Non è mai convinto in nessuna posizione. Poi sapete benissimo ragazzi che ognuno gioca con uno stile di gioco diverso. Quindi magari qualcuno con Zaniolo si trova bene, qualcun altro invece no. Due di recupero, ancora un contropiede. Mkhitaryan, si è visto poco, Mkhitaryan. Oh, perché si è fermato? Metteva dentro, ok. Per Pavon, rimane lì. Sinistro, Koulibaly con la terza gamba ragazzi, ha rilanciato di testa, non ci arriva nessuno. Blocca Meret e mi sa ragazzi che sul suo rilancio l'arbitro fischia la fine. 3-0 al Napoli all'Olimpico, una bellissima partita, sono veramente contento di come stiamo giocando, bisogna solo trovare un po' di continuità perché facciamo ancora fatica a ripetere queste prestazioni. 3-0, distruzione totale, avanziamo. Partita con il Borussia con questa classifica, 9-6-3-0. Possiamo tranquillamente andare a simulare questa gara di Europa League che non intendo giocare, come ho detto anche più volte nel corso del video. 7 novembre 2019, facciamo un bel 1-1 con gol di Pellegrini e gol di Johnson. Se ho letto bene, non lo so, non mi interessa. Fatto sta che strappiamo un punto. Ci sta, ragazzi, non fa niente, va bene così. A questo punto, io direi che possiamo andare fino alla partita con il Parma e poi ci possiamo tranquillamente fermare qui. Questa è quella classifica, siamo lì al sesto posto con 22 punti e bisogna purtroppo scalare la classifica. Il nostro obiettivo è arrivare ai quarti, bisogna praticamente scavalcare Sassuolo e Inter. Non sarà facile, l'Inter è piena zeppa di icon, il Sassuolo ha Ciccio Caputo 99 che noi abbiamo già affrontato e battuto, se non ricordo male. Però bisogna stare molto 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 attenti, non bisogna sottovalutare nessuna squadra perché tutte hanno le icon, tranne la SPAL. Nel prossimo video comunque il Parma, signori, il Parma di un'icon straordinaria che vedrete più avanti, due icon se non sbaglio, che vedrete nel prossimo episodio. E poi c'è il Brescia, ragazzi. Io nel Brescia vi devo fare questo spoiler, perché nel Brescia c'è Roberto Baggio, raga. Quindi nel prossimo video, Totti contro Baggio. Non si guarda il prossimo episodio, non merita di essere iscritto al mio canale. Poi, mese di dicembre, affrontiamo l'Inter di Ronaldo il fenomeno. Mamma mia. Raga, non perdetevi il prossimo episodio. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo direttamente domani, se arriviamo a 10.000 like. Domani subito alle 14.30, nuovo episodio. E vi saluto così, con la classifica completa, con la Lazio che ha fatto 11 vittorie su 11. Complimenti a loro. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella.